Siamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci presenta anche questa domenica un brano del Vangelo secondo Marco e troviamo ancora Gesù che sta camminando con i discepoli. Gesù che continua ad insegnare, Gesù che continua a proporre la sua via ai discepoli che sono con lui. È come se Gesù volesse pian piano in queste domeniche accompagnarci a capire nella vita c'è un modo di pensare secondo Dio e un modo di pensare secondo gli uomini. Lo abbiamo visto domenica scorsa nell'episodio in cui Gesù annunciava la sua passione e di fronte all'annuncio della sua morte, come Pietro diceva: Signore, non sia mai che tu possa soffrire. E abbiamo sentito la risposta di Gesù: ma dietro a me Satana, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E anche oggi troviamo un nuovo annuncio della passione ai discepoli. Gesù cammina sempre con noi, la nostra vita è un viaggio, un cammino, e pian piano Gesù vuol svelare che cosa? L'infinito amore che il Padre ha per noi, la sua missione. Ci vuol portare a capire nella vita che c'è un modo per essere i primi, come dirà oggi, che non è quello che ci offre il mondo. Infatti vediamo come quando arrivano in casa Gesù chiede che cosa stessero pensando gli apostoli lungo la via. È un po' come se Gesù volesse che i pensieri che portano loro nel cuore, quindi anche noi portiamo nel cuore, che siano portati alla luce, perché solo la verità ci può rendere liberi. Però c'è bisogno tante volte di manifestare quello che portiamo nel cuore, che lo possiamo far emergere, presentare, far venire alla luce. E quello che Gesù fa con i discepoli, i quali di fronte all'annuncio della passione non capiscono. Capiamo anche che non è facile di fronte all'annuncio della passione, che Gesù dice: figlio dell'uomo dovrà soffrire, dovrà morire, dovrà risorgere. Parole che all'inizio i discepoli non capiscono, e loro infatti durante la via di cosa discutevano? Di chi fosse il più grande. Allora Gesù, con molta pazienza e con molta calma, invita a sedere i discepoli e dice: ma di che cosa stavate parlando lungo la via? E di che cosa stavamo parlando? Di chi fosse il più grande. E allora ecco che Gesù cerca in qualche modo di far capire, di insegnare come il problema non è essere i primi nella vita, il problema è capire che cosa vuol dire essere i primi. È un po' come se Gesù volesse ribaltare quelli sono i nostri pensieri, i nostri desideri, secondo un modo di pensare che è una logica del mondo, che è quella dell'arrivare, dei primi posti, del potere. E Gesù dice: se volete essere i primi, mettetevi all'ultimo posto, siate i servitori. Questo è ciò a cui Gesù invita, ma questo non è un qualcosa di naturale, non è un qualcosa che basta dirlo e farlo. E allora ancora di più Gesù che cosa fa? Compie un gesto proprio concreto, per certi aspetti anche un po' sconvolgente per i tempi che erano. Prende un bambino, lo mette nel mezzo, e dice: se volete veramente essere i primi dovete farvi piccoli come questo bambino. E sappiamo che questo suscita un po' di scandalo, perché un bambino era una persona che non contava, non aveva nessun diritto, il segno proprio della fragilità, della debolezza, della piccolezza, potremmo dire dell'emarginazione. Però Gesù ci invita proprio nel nostro cammino invece ad accogliere che cosa? La debolezza altrui e anche nostra. È un po' come se Gesù ci mettesse di fronte a quella che è la realtà della nostra vita, ad accogliere sempre di più senza paura la nostra fragilità, la nostra creaturalità, e l'invito a consegnare questa nostra debolezza nelle sue mani, a costruire il nostro cammino di vita, il nostro cammino di vita cristiana proprio su questa debolezza, pensando che comunque oggi abbiamo sentito questa parola importante: il figlio dell'uomo sarà consegnato. E noi sappiamo che Gesù è stato consegnato sì da Giuda, ma perché Dio ha consegnato suo figlio. A volte noi pensiamo che la storia, la vita sia in mano agli uomini, ma la storia è in mano a Dio. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi non siamo i padroni della nostra vita, noi siamo chiamati a immetterci in questo dono, che è il dono della vita, che il Signore ha fatto e ci fa, e entrare in questa logica del dono che Gesù ha vissuto durante la sua vita. È un po' quello che sta cercando di insegnare agli apostoli nel Vangelo di oggi, nel Vangelo di domenica. Li invito a mettere a disposizione il dono della nostra vita, sapendo
che la sofferenza e la morte fanno parte del cammino, e Gesù proprio lo vivrà sulla sua pelle. Però Gesù ha detto anche che il terzo giorno sarebbe risuscitato, e tutto questo assume un colore diverso, perché Gesù non propone un cammino semplicemente del dolore, della sofferenza, ma lui fa capire che fa parte della vita, le situazioni dolorose fanno parte della vita, ma come tutto questo poi viene trasfigurato appunto dalla risurrezione. E su questa certezza della risurrezione, che poi i discepoli capiranno, ma dopo che Gesù sarà risorto, tante cose adesso ancora non le capivano. E l'invito, penso, che ci fa questa parola anche a noi oggi, penso sia proprio a questo fatto di seguire sempre la via della piccolezza, della debolezza, di non scoraggiarsi, perché Gesù è venuto proprio a dirci questo, di non aver paura, di non temere, perché noi ci dobbiamo basare non sulle nostre forze umane, ma proprio sul suo amore. E noi siamo chiamati a fare della nostra vita un dono, una consegna, così come lui lo ha fatto della sua. Allora veramente accogliamo questo invito a non spaventarci, a non aver paura appunto della nostra piccolezza e della nostra debolezza, ma di farne un punto, come dice San Paolo: quando sono debole allora sono forte, allora veramente il Signore può fare grandi cose nella nostra vita.